Allora, il presunto killer della strage di bambini ebrei con il padre, un professore a Tolosa, è asserragliato, sembra che sia stato lui, asserragliato in una casa e dice di essere un mujahideen, uno che è stato appunto in Pakistan, Afghanistan, e legato ad Al-Qaeda. Stavano per intervenire, stavano qualche minuto fa per intervenire le teste di cuoio, ma il presidente francese Sarkozy ha bloccato l'intervento perché lo vuole vivo, vuole il presunto terrorista, artefice di quella cruenta e brutta strage, perché insomma, prende il sacco dei bambini inermi. È veramente pazzesco, non c'è un altro termine. E quindi praticamente Sarkozy lo vuole vivo e si sta trattando per farlo uscire. Questa è la notizia che leggo adesso sull'Ansa e anche su altre testate dal vivo. Ci sono alcuni canali francesi che trasmettono in diretta, appunto la polizia che sta lì sotto questa casa, ci hanno circondato tutto quanto. E in genere non mi occupo di video di politica o di questo genere di situazioni, ma questo ho approfittato, insomma, perché ho visto la notizia davanti a me, così per comunicarvi questa informazione comunque importante.